Alessandro Fermi, consigliere regionale. Ecco, per quanto riguarda la nostra zona, cosa bolle in pentola? Ma in questo momento di particolarmente caldo c'è il tema infrastrutturale, nel senso che noi come Regione Lombardia, insieme ovviamente al Ministero, abbiamo aperto il primo lotto della tangenziale di Como. Credo che fondamentale per la nostra zona sia quella di arrivare quanto prima al secondo lotto di quella strada, nel senso che il primo lotto oggi è dimostrato che funziona perché tutto sommato sgravia abbastanza il traffico nella zona da Como verso ovest. Per la zona delle Erbese è fondamentale che si riesca ad arrivare anche al secondo lotto. Secondo lotto che da lì arriverebbe fino ad Erbese con Cassano e quindi aiuterebbe veramente molto. Il tema del primo lotto è un tema importante perché di fatto Regione Lombardia ha concesso in tutto questo arco di tempo fino alla fine di Expo, poi vediamo se riuscirà ad arrivare oltre, la gratuità del pedaggio. L'idea su cui stiamo ovviamente lavorando, perché ovviamente il pedaggio proposto dal Ministero, dal CIPE, è quello di 60 centesimi a passaggio, è un pedaggio che secondo me, lasciato così, senza un sistema di scontistica, senza un sistema di agevolazioni, rischierebbe di far percorrere a pochissimi utenti questo pezzo di tangenziale. È mesi quindi che stiamo lavorando col Ministero, col CIPE che ha approvato le tariffe affinché si riesca, almeno per chi quella strada la utilizza tutti i giorni, quindi pendolari che la utilizzano per ragioni di lavoro, per ragioni di famiglia, i residenti di quei comuni, insomma, che hanno quindi un utilizzo veramente di tangenziale pura di quel primo lotto, ad avere un sistema di, non dico gratuità, ma di grande scontistica che incentivi il percorrere quel tratto di strada. Ci stiamo lavorando, io ho detto che verrò intorno a metà ottobre col Presidente Maroni a comunicare dove siamo riusciti ad arrivare. Abbiamo chiesto ovviamente sia a Cal sia a Pedemontana di intercedere col Ministero affinché si riesca a trovare una soluzione che accontenti i cittadini comaschi e sono fiducioso che una buona notizia la porteremo. Bene, allora aspettiamo queste buone notizie, grazie.